molto ma molto provati. Siamo contenti. È la fine di un incubo. I due ragazzi minorenni che per 10 giorni hanno tenuto in apprensione le famiglie, la comunità gallurese e l'intera Sardegna sono stati ritrovati. Ma dopo gli abbracci e le lacrime, i familiari sono usciti dal commissariato senza i figli. Solo più tardi si è saputo che i due minori erano in stato di fermo perché accusati di tentata rapina a mano armata e sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza. La sera del 25 gennaio, prima di far perdere le proprie tracce, i due ragazzi avrebbero cercato di rapinare un negoziante del centro cittadino e successivamente si sarebbero nascosti in campagna, mentre carabinieri, polizia, familiari e tanti volontari li cercavano, preoccupati che qualcuno avesse fatto loro del male. Il dramma, nelle parole di Giulia, mamma del 17enne. Prego, ritorni a casa mio figlio. Sono distrutto. No, non ho più le forze. E gli interminabili appelli del papà del 15enne. Di notte siamo in giro e stiamo cercando dappertutto, ma proprio nessun riscontro. Due famiglie in angoscia, due minorenni scomparsi, due misteri incrociati. Nel tardo pomeriggio di quel 25 gennaio i due ragazzi erano usciti dalle rispettive case, come facevano spesso. Un incontro con gli amici, ha raccontato il 15enne ai genitori, mentre il 17enne esce di casa con più fretta, cucinava con la madre, poi va via all'improvviso. Da quel momento più nulla, dei due ragazzi si perde ogni traccia, anche i cellulari risultano spenti. E non l'avrebbe mai spento, mai mai. Passano le ore, i giorni e la preoccupazione aumenta. Noi non la perdiamo la speranza, però non abbiamo nessun risultato, non troviamo niente, non abbiamo notizie e siamo disperati. E dopo giorni di ricerche, sabato la svolta, finalmente i due minorenni vengono ritrovati. I carabinieri hanno seguito alcuni loro amici che gli stavano portando genere di conforto nelle campagne attorno alla città e li hanno trovati sani e salvi in una chiesa. In questo momento le indagini sono in corso per far luce su tutta la vicenda. È finito questo calvario, veramente. E ringrazio anche le forze dell'ordine per quello che hanno fatto e per averceli riportati a casa. Un duplice ritrovamento con un lieto fine ormai sperato, che lascia però aperti molti interrogativi. Un allontanamento volontario che ha tenuto in scacco le forze dell'ordine e tutti i volontari di ricerca. In realtà i due minori erano nascosti nei pressi di questa chiesa per 10 lunghi giorni. Un santuario campestre a 5 km da Olbia, in cui si celebra la messa appena poche volte l'anno e quindi particolarmente isolato. Un luogo ideale per nascondersi, scelto con cura. Ma è probabile che i ragazzi non siano sempre stati lì. Gli inquirenti sono arrivati a loro seguendo alcuni amici, due ragazzi e una ragazza, che gli portavano da mangiare. Dal primo avvistamento che c'è stato nei pressi della montagna di Cabo Abbas, proprio lì, probabilmente sono passati lungo la ferrovia e da questo sentiero sono arrivati alle spalle di quella collina dove c'è appunto la chiesa dove sono stati ritrovati. E ora, rileggendo la poca preoccupazione dei compagni di scuola, sembra che in tanti sapessero dove si trovavano. Cari amica? Sì, ma non devo dire niente. Da quanto ha ricostruito chi indaga, i due minori avevano pianificato di far perdere le loro tracce per paura. Ma di che cosa? In città, già da giorni, si parlava di una fuga per via di un debito. E avevano dei debiti, ma non so per con chi, non so che tipo di debiti avessero. E ora, dalla gioia, i familiari sono passati in un attimo alla delusione di non poter riportare i propri figli a casa. Non riuscivo a capire finché non mi hanno chiamato le forze dell'ordine. Perché la polizia ha trattenuto i due minori in stato di fermo. Perché secondo gli inquirenti sarebbero fortemente indiziati di una rapina ai danni di questo mini market gestito da bengalesi. Di questa rapina esiste anche un video che abbiamo potuto visionare, in cui si vedono due persone coperte da un passamontagna e armate con una pistola a scacciacani chiedere l'incasso a questo cittadino bengalese. Non hai avuto paura? No. Pensavi che era un giocattolo? Sì, giocattolo. Ma i due rapinatori fuggono a mani vuote quando lui gli mostra che ci sono delle telecamere sopra le loro teste. Lui ha detto c'è telecamera, così allora è scappata subito. Ora le indagini accerteranno se la tentata rapina fosse opera proprio dei due minori in fuga. Certo la tempistica non gli aiuta, in quanto i due malviventi entrano nel mini market proprio alle 20:10 del giorno della scomparsa dei due ragazzi, negli stessi istanti in cui i loro cellulari risultavano spenti. Ti ha spiegato perché ha fatto questa stupidaggine? No, non ci hanno dato modo di parlare di queste cose, no. Non sai il motivo se è questa rapina tentata? No, o c'erano dei debiti pregressi con qualcuno per cui hanno fatto la rapina? Niente, non so nulla di nulla.
devono rispondere di una tentata rapina con una scacciacani. Per questo i due minorenni fermati non hanno ancora potuto parlare con i propri genitori. Mostriamo alla madre di uno di loro il video che li incastrerebbe. La donna guarda e ascolta con grande attenzione quello che dicono i due malviventi. Ah, come vedo la ripresa, a me non mi sembra che sia mio figlio. Poi, no, ti ripeto, poi è uscito anche senza giubbotto, quindi tu dirai, è un attimo a procurarsi un giubbotto. Però anche dalla voce a me non sembra mio figlio. Lui, quindi non siamo sicuri che sia lui, insomma, no. Questo. Quindi ecco, potrebbero pure non essere loro, insomma. Esatto. Perché gli inquirenti pensano che siano loro. Per la verità, gli stessi titolari del mini market non sono stati in grado di riconoscerli per come erano conciati. Tutti mascherati, come conosciamo. Mostriamo l'audio e il video della tentata rapina anche al padre dell'altro minorenne fermato. Sembra la voce di tuo figlio. Allora, non è la voce di mio figlio. Non sono neanche gli atteggiamenti suoi, vedendolo così può sembrare tutto. La voce non è di mio figlio, i movimenti non è di mio figlio. Tuttavia l'uomo ci tiene a ribadire questo. Non è stato trovato niente riconducibile né a questa rapina e né a nessun reato. Poi niente, se... Non c'era una passamontagna, non c'era una scacciacani? Assolutamente niente, nessuna scacciacani, nessuna pistola vera, nessun passamontagna, guanti, materiale da scasso, da rapina, non c'era niente, perciò non lo so, che abbiano trovato i due ragazzi per poterli incastrare di un reato che non è stato fatto da loro? Questa è una domanda che adesso i nostri legali affronteranno in prima persona.